Buonasera dalla Casa d'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera torneremo a parlare in particolare di economia per capire insomma questa città, questa provincia eh, dove sta andando. Pochi giorni fa, l'ultima notizia che riguarda Claude Italia con il, la chiusura della sede di Arezzo, il trasferimento dei lavoratori a Firenze, ma è solo l'ultimo tassello ovviamente di tanti altri tasselli che purtroppo nel tempo si sono persi. Io saluto Fabio Mori, direttore della Casa Energia. Ciao Fabio. Buonasera, benvenuti. E vedete eccoli qua i nostri ospiti, Andrea Sereni, imprenditore, nonché ex presidente della Camera di Commercio, benvenuto. Giovan Battista Lonati, presidente di Confartigianato Toscana, nonché consigliere anche del famoso CNEL, di cui Piero Franchini vuole, vorrà sapere tutto, vero? <ride> Saluto Davide Faltoni. e appunto avete già visto Piero. Che rappresenta sì, il popolo, calma. no? Il popolo, lui è, la, è proprio sì, il, il, tribuno, il, tri il tri tribuno, il tribuno, tribuno. della plebe è il è populista sì. del gruppo eh populista. Ci vuole, in questa epoca un po' di Diverse. populismo ci vuole. Sempre. Io vedo un tessuto prima abbiamo introdotto. Vedo un tessuto economico aretino che è in regressione. Se, Io ho fatto il vestito, fatto il vestito no, dal Donati, no, sì. No, lo dico, no, lo dico no, in diretta. No, Ma tra l'altro no, un principe, di, tessuto, principe no. di Galles. Eh, okay. Il tessuto mi okay. riferiva a quello. Okay. No, dicevo, il tessuto economico aretino lo vedo in regressione, purtroppo. Vedo tantissime attività, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti: chiudono la sala cinesca. E vedo anche la difficoltà di attività imprenditoriali giovanili, come questa, che è Casa dell'Energia, che sono diciamo, in grande affaticamento. Quindi io qui faccio anche un, come dire, un appello anche alle parti politiche, che si, in qualche modo si vedranno nella lizza nelle prossime elezioni, di cercare di eh, sentire le parole degli imprenditori e di cercare di aiutare questa economia retina che ne ha veramente bisogno in questo momento. E io credo che sia doveroso per la parte politica creare un sincretismo importante con la parte imprenditoriale e ovviamente anche con i lavoratori, però la parte imprenditoriale che dà diciamo, quel, quell'indirizzo generale è veramente importante in questo momento, quindi auspico appunto, e io stesso come, come direttore di Casa dell'Energia cercherò, diciamo, nel, nel, noi avremo anche un dibattito elettorale presto qui, quindi ci saranno diciamo, fuoco e fiamme e io diciamo, cercherò di parlare di questo, di questo progetto alle varie parti politiche che appunto si contrasteranno e spero diciamo, di avere delle orecchie amiche e di cercare di costruire qualcosa con la prossima amministrazione che sia quella che si riconferma oppure che ne sia una di un nuovo, di un nuovo colore Chiedo a Andrea Segheni che, che situazione vede diciamo, in questo momento il momento è chiaramente difficile un po' per tutto il paese. Eh, Arezzo ha delle peculiarità? In che, che, che cosa è soprattutto in difficoltà? Ma eh, io il quadro che è appena stato illustrato è assolutamente esaustivo di quella che è la situazione economica in questa provincia, forse addirittura sin troppo positivo. Eh, questa sappiamo benissimo che è una provincia prettamente vocata all'export. E soprattutto a partire dal 2019 dove avevamo avuto importanti segnali di ripresa c'è stato per tutta una serie di motivazioni, mi riferisco ai dazi negli stati alla guerra dei dazi, alla questione della Turchia, eh, all'Iran, alla Brexit. Eh, ovviamente questa provincia che lavora molto con, con l'estero ha risentito del, del rallentamento del PIL globale. E ovviamente la pagata in termini, sta pagando in termini assolutamente pesanti, soprattutto all'interno dell'industria manifatturiera. Tra l'altro, in, in questo inizio dell'anno è venuta fuori anche un'altra problematica profondamente importante sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico che è il coronavirus e che sta preoccupando profondamente le imprese del nostro territorio. Tanto per far comprendere quanto è importante l'export all'interno di questa provincia basti pensare che il PIL, il prodotto interno lordo fatto, concretizzato all'interno di questa provincia all'interno del nel 2019 è pari a 8 miliardi 8,7 miliardi di euro eh, e l'export riguarda il 6,7 miliardi quindi eh, sono delle cifre assolutamente importanti che fanno comprendere quanto l'export è fondamentale per lo sviluppo e per la tenuta economica della, di Arezzo e della, e della sua provincia. Eh, si parte da un 2019 che era partito decorosamente bene, siamo arrivati ad una crescita nel 2019 dello 0,2% di PIL. Che eh, se poi lo andiamo a sviscerare nel particolare, vediamo che in realtà secondo me è un, una decrescita perché quello 0,2% è stato altamente influenzato dal, dal costo della materia prima dell'oro, in maniera particolare che ha un po' falsato tutti i dati che abbiamo oggi all'interno della provincia. Quindi un quadro preoccupante dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista occupazionale giovanile, Purtroppo, eh, le, eh, le vicende che tutti quanti noi abbiamo visto e seguito anche all'interno dei giornali eh, non lasciano presagire nulla, nulla di buono, le avete elencati inizialmente voi e quindi vedo un, una situazione economica profondamente stagnante e anche direi eh, profondamente pr non, non in rosso per, per i prossimi anni. C'è ecco, questa preoccupazione anche da parte di Giovanni Battista Donati per il futuro? La preoccupazione ci dovrebbe essere sempre anche quando si va bene, pensa quando eh, in un momento come questo in cui i problemi internazionali portano dei grossi problemi anche a livello locale. Oltretutto siamo in un momento di grossa trasformazione, in questi anni eh, il cambiamento dell'economia è stato fortissimo, alcuni settori tradizionali tendono a a diminuire, qualcuno a scomparire, abbiamo problemi in certi settori della piccola impresa a trovare dipendenti, a trovare personale e che eh, la diminuzione della natalità in Italia ci porta a dovere eh, diciamo creare nuova manodopera che spesso viene viene dall'estero in certi in certi certi settori e dobbiamo essere capaci di gestire un mondo di questo genere, un mondo molto complesso, la politica non è che ci aiuta molto a livello nazionale, a livello, eh, perché si va per ideologia e per eh, contrapposizioni più di eh, televisive o, di, o, o che colpiscano, o, può essere populismo, può essere conservatorismo, può essere assoluta persone che si sentono da tutte le parti del nostro mondo, a destra, a sinistra, che in pratica funziona tutto in vista di, di certi risultati, di risultati elettorali. Siamo un paese dalle mille, dalle mille elezioni, voi pensate ora, cioè, ne è finita una, ne comincia un'altra, l'Emilia Romagna sembrava la fine del mondo, tra poco ci saranno i comuni, ci sarà la Toscana, ci saranno altre province, poi... Eh, cioè, non, un, oggi, in un mondo in questa maniera, dobbiamo darsi tutti una regolata, a cominciare dalla politica, a cominciare dalle associazioni, dall'economia eh, che deve puntare a investire e a migliorare la produttività. Per fare questo abbiamo bisogno, come al solito, di una legislazione più semplice e di una, un peso fiscale che tenda a diminuire nel futuro, altrimenti diventa un problema. Poi noi siamo lo stellone italiano, si dice che si inventa questo, si inventa l'altro, spesso volentieri diciamo cose che non sono vere per, per, per consolarci da noi. Non è che facciamo poi grandissime cose, visto che è considerato che siamo gli ultimi nell'aumento del PIL e si continua ad essere, ad essere gli ultimi. Anche lì siamo molto, molto, molto furbi in cui la colpa è sempre di qualcun altro, della comunità economica europea, della Germania. Quando poi arrivano veramente i problemi... Arrivano veramente i problemi, tipo le guerre dei dazi, ma tipo il coronavirus ora, nessuno ha idea delle conseguenze economiche che porterà se non viene bloccato ve ve velocemente. Per il semplice motivo, ma voi pensate per i nostri orafi, la fiera di Hong Kong, si spera che la fiera di Hong Kong venga fatta e sia superato il momento della crisi, altrimenti la Toscana, eh, Arezzo esporta centinaia di milioni attraverso Hong Kong. Volevo dire, il mondo dice no, noi ci si rinchiude nel nostro paese, questo succedeva da un po' di tempo fa, il mondo non siamo noi, noi siamo abituati a pensare che il centro del mondo è Arezzo, il centro è Arezzo, non è anche il centro della Toscana, ma noi si pensa anche questo, e questo però a lungo andare o ci fa mettere in, in diciamo, in, eh, a studiare nuove soluzioni per poter portare la bellezza di questo territorio nei mercati, specialmente quelli mondiali, perché siamo un, 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 un paese esportatore e una, una provincia assolutamente di, espo, di esportazione, grazie al distretto dell'oro e della moda, anche se qualcosina è cambiato, voi pensate soltanto sulla moda, oggi come oggi... Siamo più quelli che lavorano sulla moda, perché se prende un raffreddore ai grandi gruppi a noi ci prende la polmonite, visto sì. che siamo normalmente subfornitori. Ancora non sull'oro, loro, ma eh, si sta andando in questo senso anche sull'oro. loro. Piero, sì, dunque io eh, diciamo che, eh, ho raccolto alcune cose che appunto Giovanni diceva e che sono ad esempio, che io dico che meno male che ci sono le elezioni, perché se no i nostri, i nostri politici che fanno? Cioè vuol dire, se no almeno lì qualcosa fanno, decidono, dicono, eh, raccontano un po' di novelle, come al solito, quindi, eh, e questo è già, poi dopo eh, l'economia, l'economia noi, eh, sì, è vero che ci preoccupa soprattutto quella eh, dove, dove facciamo l'export, appunto, però io quello che Sta succedendo eh, qui ad Arezzo. Noi esportiamo anche le nostre eccellenze, purtroppo. Noi qui, eh, onestamente, tutte le cose che avevamo dalla sanità, dalla da, da, da la camera di commercio, da tutto ciò che diciamo, riguarda un po' di, 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 di appunto, le, 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 per non dire la 6, per non dire. Eh. Noi, ci siamo eh, espropriati di tutto, quindi abbiamo esportato tutto, perché noi esportiamo anche queste cose, però non so quanto sia utile a questo punto esportare eh, l'accenno, poi dopo ne parleremo, una delle ultime notizie appunto è che anche il nostro direttore della Camera di Commercio scusate errori il segretario generale va bene il nostro segretario della Camera di Commercio Giuseppe Salvini eh, se ne andrà da, da Arezzo e quindi ecco io credo che appunto eh, noi a menti le eccellenze le abbiamo finite insomma no? quindi ora eh, credo che toccherà esportare le, le nostre cose artistiche che abbiamo perché cioè, visto che tanto eh, non siamo granché capaci a farle funzionare insomma no perché cioè onestamente quando mi si dice che Siena ha molti più turisti di noi e che ha tante cose belle, ora io le vorrei elencare e poi vedere, paragonarle con quelle che abbiamo noi. Quindi, io ecco sono molto, molto preoccupato da, da, da piccolo imprenditore. Tra l'altro, vedo tutto ciò che tutti i giorni ci capita e che ci fanno capitare, poi vai a vedere che quello si poteva fare, quell'altro non si poteva fare, cioè eh, onestamente sono delle cose che eh, credo tutte, tutte improvvisate, tutte, quindi ecco, e non è che va tanto meglio anche la nostra politica cittadina, perché anche qui abbiamo dei notevoli problemi, quindi, che, eh, quindi andiamo verso questa, eh, diciamo, richiesta, perché poi si tratta solo di una richiesta di fare di Arezzo la, la capitale della Dopo cultura. Poi sentiremo anche l'intervista al sindaco eh, la, della cultura e quindi ecco, non so con cosa andiamo, perché se non contano più i nostri artisti che avevamo, se non contano più le nostre eccellenze che avevamo, eh, io non so con cosa potremmo fare eh, la vita della cultura. Probabilmente ci saranno delle cose nuove che avvengono dai nostri diciamo rappresentanti di oggi che probabilmente può darsi che siano migliori di quelli di ieri non mi sembra però vediamo Davide noi ci sentiamo ogni tanto no, al telefono e tu insomma, eh, per, anche per il tuo lavoro di avvocato e anche c'hai cioè, insomma un noto studio commercialista facciamo anche insomma, pubblicità sì. eh, ne fa tante, no, se... tante. c'è un compatibilità no, no. Wow. <ride> e Tu no. mi dici sempre, no? fuori vola, vola fa, anche sì, il fa anche il giornalista. Ho sì, contestato, visto molte volte <ride> subito, vuoi... <ride> eh, diciamo che fa delle domande, cosa che a volte anche è un'arte diciamo un dimenticata a volte, giusto? Sì. Eh, volevo chiedere, dai, tu mi dici spesso, no? fuori mi dici c'è una situazione drammatica, la vuoi sì. sì raccontare? Cioè, quello che dal tuo magari piccolo osservatorio, però sì. hai il polso della situazione, che cosa c'è fuori? Allora Arezzo è, negli ultimi anni è una continua deriva. Allora i, no, i miei i nostri interlocutori prima hanno dato una descrizione generale della crisi del paese. Arezzo ha delle peculiarità tutte sue che sono impressionanti, ad esempio uno, il primo elemento che misura questa situazione drammatica è la sfitticità del, del mercato immobiliare. Arezzo gli immobili non si vendono né si svendono. Ora mh, immaginate che nel mercato immobiliare retino ci, credo ci siano da 400 a 500 immobili all'asta, in più stanno arrivando una serie di vendite giudiziarie, di fallimenti di alcune immobiliari, eh, una del mondo delle cooperative, eccetera. Quindi un'offerta impressionante di immobili che non vengono venduti. Perché? Eh, perché Arezzo è una città, l'altro fenomeno drammatico di questa città, oltre che la denatalità, ma l'altro fenomeno è la perdita di abitanti continua, perché ogni, negli ultimi cinque anni si parla di, di, di 3-4 mila abitanti in meno. E quindi voi capite che eh, se cominciamo a, ad analizzare solo questo elemento, la casa era l'investimento principale degli italiani ma anche degli aretini, ora gli aretini quell'investimento lì non ce l'hanno più. Il lavoro, le aziende, l'hai detto te, è un continuo chiudere, le aziende aretine stanno chiudendo e abbiamo perso la banca, abbiamo perso tutta una serie di... Aziende che davano veramente tanto lavoro, e in, questa, in questo contesto io credo di poter dire che non solo l'ultima amministrazione, ma anche quella precedente di sicuro, tutto hanno fatto fuorché preoccuparsi di questi aspetti perché mi si dirà che sicuramente il. La giunta de, di questo comune non sarà in grado di condizionare l'economia nazionale, ma sicuramente per migliorare le condizioni dell'economia locale sarebbero in grado. E allora, ad esempio, come ho detto prima, il mercato immobiliare inesistente, è incomprensibile come si continui eh, a fare una politica tutto sommato di rilascio di concessioni per costruire nuovi edifici. Ma io mi chiedo. Eh, Ora ci saranno le elezioni, eh, quindi sarà opportuno che ci venga spiegato e si dica a, a tutti gli aretini, ma il tuo immobile vuoi che torni a valere qualcosa? O perlomeno, io non dico a valere qualcosa, ma vuoi avere la possibilità di poterlo vendere? Ecco, io credo che chi vorrà fare il sindaco di questa città, il primo impegno che dovrebbe prendere con, i, con tutti i cittadini, per esempio, è questo. Poi... Benvenga la città del Natale, ma eh, evidentemente anche gli stessi attuali amministratori si rendono conto che forse è insufficiente. Eh, prova ne è che c'è stato in questi giorni la presentazione di questo progetto per il recupero dei, eh, degli ambienti della fraternita, per farci una pinacoteca, quindi per aumentare l'offerta turistica. Di, a livello culturale più alto e quindi insomma Arezzo è veramente una città alla deriva deriva sotto un profilo logistico vedi la, la, la strada regionale 71 la Due Mari mai ultimata vedi eh, non è mai stato fatto eh, la superstrada per raggiungere il casello dell'autostrada cioè, so però abbiamo tanti treni sì, ma no, non è vero, cioè non abbiamo più neanche quei treni no. perché si fermavano alcuni treni, alcuni Freccia Rossa ora si sono stati ridotti e se fermano Arezzo non vanno più nelle stazioni centrali né di Milano né di Roma. Cioè, ma, veramente un ma vogliamo dircelo, questa città è stata amministrata nel disinteresse totale e quello che è drammatico, quello che è drammatico, che non c'è a livello proprio di cittadini, eccetera, un movimento, un, una richiesta, una... non c'è nulla. E ahimè ora, eh, anche in questi cinque anni, non c'è stata nemmeno una opposizione di centro-sinistra, un'opposizione che abbia lavorato e abbia fatto il suo mestiere proprio per presentarsi alle prossime elezioni come opposizione credibile con un candidato. Eh, forte con un candidato che poteva in questa situazione veramente anche aspirare a vincere e invece stiamo assistendo, siamo oramai a metà febbraio, a una mancanza assoluta di campagna elettorale, questo diciamo da tutti i fronti, ma se il, il centro-destra più o meno sta a discutere se Ghinelli si potrà o no candidare per le note vicende e comunque ce l'ha un candidato eh, che potenziale dall'altra parte che, che è Ghinelli, dall'altra parte il voto assoluto. Quindi mh, tanti nomi, tante persone, però io ribadisco, la, la rete è governata da una giunta di centrodestra. È inaccettabile che il centro-sinistra sia in queste condizioni. Ci fermiamo e poi ripartiamo. Dalla Casa dell'Energia stiamo parlando di economia, c'è cioè Andrea Saghini che forse voleva intervenire sui treni. No, 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 non soltanto sui treni, io volevo ricordare che David si è dimenticato di raccontare, di narrare anche quello che è il disagio dei nostri giovani. Noi siamo una delle province... Dove l'utilizzo di, di, di droghe è tra, tra, tra le più alte e dove abbiamo un numero di laureati tra i più bassi in Italia. Quindi c'è un problema mh, proprio complessivo all'interno di questa città. Questa città ha bisogno di essere rivista totalmente, sembra ormai una città rassegnata su se stessa, che non è, tutto sommato ha infinite potenzialità, ma che nessuno. Eh, sta cercando in qualche modo di portare, di portare avanti. Eh, è una città tutto sommato allo stesso tempo ricca e povera perché è tra le primissime città in Italia per i depositi bancari, ma allo stesso tempo se poi andiamo a vedere come queste risorse sono distribuite all'interno del sistema bancario vediamo che sono soltanto in pochissimi conti correnti le, le risorse economiche. Quindi eh, c'è bisogno davvero di una politica che pensi a 360 gradi, che immagini anche una città diversa, non nell'immediato, ma che faccia un progetto di una città per, per i prossimi 20-30 anni. Questo è difficile che la politica lo faccia perché guarda sempre ai risultati immediati e al risultato del giorno dopo e soprattutto investire su. su su, sui nostri giovani, sulle start-up, eh, credo che sia particolarmente importante, meritano un'attenzione, un, un occhio di riguardo dove, dove nessuno appunto sta guardando in questo eh, momento. Ecco, Fabio, questo è un tema tra l'altro che Andrea ha colto proprio, eh, non so se si vede, oggi c'è stato il primo incontro eh, con Antonio Polito. Uh, per quanto riguarda questo ciclo che si è già riproposto nel 2019 che si chiama Esistenze Fragili, dedicato ai giovani completamente, tutto sponsorizzato ovviamente da Casa dell'Energia e fatto in collaborazione con la Biblioteca di Arezzo, l'anno scorso sono venuti Crepè, Galimberti ed Erita. Quest'anno è venuto adesso oggi pomeriggio Polito, che è appunto l'editorialista del Corriere della Sera, Massimiliano Valeri, che è il direttore del Censis, autore del libro La notte di un'epoca e l'ultimo, il 22 febbraio, Maria Rita Parzi, che è la psicologa e psicoterapeuta studiosa del mondo giovanile. Quindi, per usare le parole di Galimberti, i giovani, tra cui ancora io ci sono, non, non, non per molto, ma... Sono, hanno quel, vivono costantemente con quell'ospite inquietante, per riportare le ultime parole del libro di Galimberti, l'ospite inquietante è proprio il nichilismo, cioè i nostri giovani, le nostre, i miei amici, ma anche quelli delle generazioni prima di me, sono, sono collocati all'interno di, di un tessuto sociale che non li apprezza, non riescono in qualche modo a manifestare le proprie capacità e vivono quindi come dire, in un impasse che poi sfocia nella droga, sfocia nell'alcol, noi abbiamo fatto qui eventi contro le, le dipendenze sia da droga che da alcol e ovviamente lo facciamo tutto come urban center per, da, per formare diciamo, un volano positivo per tutto il tessuto cittadino, perché come abbiamo detto prima siamo veramente messi male. Vediamo il servizio sulla chiusura di Claude Italia. abbiamo sentito anche i lavoratori che sono stati trasferiti a Firenze e poi... Aruba ha precisato che la trattativa per l'immobile non ha niente a che vedere ovviamente con il trasferimento degli stessi lavoratori. Vediamo. Con il 30 marzo i lavoratori dovrebbero lasciare lo stabile. Quello che noi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di due giorni fa è quello di trovare una nuova collocazione all'interno di Arezzo dei 78 lavoratori. Per tutta risposta l'azienda ci ha detto anche con stupore da parte nostra che verranno spostati tutti a Firenze. Sono 78 i lavoratori che attualmente sono impiegati nella sede di Claude Italia in procinto di doversi trasferire a Firenze. Questa appunto la situazione di fronte al loro diciamo, futuro che è ancora piuttosto incerto. Oggi c'è stata anche un'assemblea sindacale, allora sentiamo proprio le loro voci. Come si vive questo momento? Malissimo, sì, malissimo anche perché già veniamo dalla precedente eh, storia di Eutelia con uh, diversi colleghi che sono stati fatti fuori. Eh, abbiamo vissuto cassa integrazione, solidarietà, eh, quindi è già una storia che si ripete per l'ennesima volta. Io personalmente le ho vissute tutte e eh, quindi so quello che stanno provando oggi i miei colleghi e quello che sto rivivendo io per l'ennesima volta a distanza di anni. Per lei sarebbe un problema spostarsi un a un grossissimo problema. Cloud Italia è stata acquisita recentemente da Irideus. il passaggio di tutti gli asset avverrà entro quest'anno. La problematica per la sede di Arezzo nasce a dicembre quando, a differenza degli altri anni dove le aste erano andate deserte, questa volta invece lo stabile è stato venduto. Conseguentemente è arrivata la comunicazione del trasferimento di tutti e 78 i lavoratori nella sede di Firenze. È un problema per tutti noi perché insomma, spostarci così di punto in bianco, eh, perdere una sede che insomma, è un territorio importante per tutti noi, chi, chi ha famiglia, chi meno, comunque è un problema. Grosso, grosso. Per l'impressione che abbiamo noi c'è dietro un'operazione di razionalizzazione eh, che però non può essere anche risolta in un altro modo senza arrivare a questo trasferimento di massa. Ecco, secondo noi si possono trovare altre soluzioni purché ci sia la volontà però da parte dell'azienda. A me sembra che il messaggio chiaro è cercati un altro lavoro. Allora, anche questa vicenda è stata poi diciamo, commentata anche a livello politico, e qui riparto da Andrea Serini collegandomi anche a quello che diceva Davide Faltoni, no? che parlava di una politica non solo quella dell'ultima dell giunta, ma anche insomma, della giunta precedente. Eh, in questo caso, dall'opposizione è stato detto: no? come mai non sono stati fatti i tavoli di confronto come un tempo diciamo, si usava fare no? per cercare di vedere se è possibile magari trovare una soluzione. Eh, chiedo ad Andrea Seni se, eh, anche se non c'è una diretta competenza chiaramente del, del comune, che cosa può fare poi un comune no, per lo sviluppo economico? Sicuramente le istituzioni devono obbligatoriamente essere sempre presenti mh, per, per, dovere, per dovere civico e non soltanto. Il tavolo istituzionale poteva essere in ogni, in ogni caso... Fatto per tentare di trovare una, una mediazione. Sono 78 persone che avranno dei grandissimi disagi perché, ovviamente, eh, avranno il loro posto di lavoro trasferito altrove, con delle ricadute e quindi continuiamo a depauperare ulteriormente questa città. Probabilmente qualcuno di queste, di queste famiglie deciderà di, di trasferirsi direttamente a Firenze. E la ristorazione, i bar che vivono intorno, del, intorno al, um, a Cloud Italia eh, sicuramente risentiranno anche di, di 78 persone in meno che vivranno in quella zona e quindi il ruolo e la funzione di un comune dal punto di vista economico pur non prioritaria sicuramente è anche quella di intermediare e di cercare soluzioni alternative. Mm, non, sono, non è stato neppure fatto questo tentativo, mi risulta, non si sono mosse le istituzioni, perché non, non si è mossa alcuna istituzione da questo punto di vista e ovviamente quindi questa città sta eh, continuando a, a, perdere, a perdere pezzi. Io credo che sia una crisi non soltanto economica, è anche una crisi culturale, una crisi di, di dirigenza e non so per quale motivo ci siamo tutti quanti quel nichilismo che, che, che si raccontava prima, eh, ci siamo tutti quanti rassegnati su, su, una, su una città che se la lasciamo così non ha, non ha futuro. Insomma. Ecco Giovanni Battista Ronati, c'è un po' questa suefazione, no? eh, quasi ecco, ci si è abituati che tutto questo sia normale? No, è la cultura della decadenza. I popoli ricchi a un certo punto non tendono più a sacrificarsi per migliorare per aumentare la propria, non la propria ricchezza, ma il proprio, la, la ricchezza comune, ma tendono a difendere quel, quello che hanno, che sarà sempre meno, ma, ma, non, ma costa molto meno difendere, che cosa, anche se i risultati saranno molto, molto peggiori. Eh, chiaramente una città come Arezzo, ma come tutta la Toscana, chiaro l'altro io vedo, faccio forse il presidente regionale, ma... Il tutto si deve vedere in funzione di non più noi, la provincia, ma anche una parte di Toscana. A un certo punto dobbiamo investire. Abbiamo alcune zone industriali che erano il fulcro di un certo tipo di commercio e di altre cose in tutta Italia. Oggi sono letteralmente strade vuote e dobbiamo trovare delle soluzioni per aiutare qualcuno a investire su quelle strade vuote. A trovare nuove soluzioni, cioè dobbiamo cominciare a pensare in modo produttivo e costruttivo per il futuro, per ritrovare dando aiuti, dando in certo modo soluzioni anche economiche. Perché la, la, la gente si muove quando sentite parlare che quello sposta l'azienda da una parte o dall'altra. La gente si muove anche in funzione delle proprie risposte economiche, non si può chiedere. All'imprenditore, a tutti gli imprenditori o a altri di sacrificarsi soltanto per il bene comune quando non lo fa lo stesso pubblico, la stessa politica. Chiaramente l'imprenditore ha un dovere verso l'azienda di muoversi dove le condizioni per poter produrre sono le migliori dal punto di vista della produzione e le migliori dal punto di vista economico e noi dobbiamo mettergli in condizioni di poter agire in questa maniera su una città. Come Arezzo, ma e questo non soltanto come Arezzo, ma come in tutta la Toscana. Questo è l'indispensabile. Il problema è che spesso e volentieri cioè non bastano: è, molto, è stato molto bello, si è detto tutti, la, la città del Natale, ma non basta eh, divertirsi per un certo. Io abito in periferia dove una volta si faceva la festa paesana, era bellissimo, ma non si fa più in quel momento lì ci si sentiva tutti uniti, ma era un momento, è bello anche quello, ma non è la vita, non è eh, i 365 giorni l'anno in cui si deve trovare delle soluzioni a dei problemi reali della gente, perché se trovi le soluzioni, se riesci a fare camminare l'economia, trovi anche poi i soldi, attraverso le tasse, attraverso le... per poter pagare anche i bisogni, per poter investire, cioè, è una metodologia di lavoro che è sempre stata, che è una metodologia che può portare dei risultati. Lo porta ai risultati se tutta questa città insieme, tutte le sue forze credono in, in questa cosa. Se ognuno cerca di. lo diceva prima Faltone, se in pratica ci sono tot eh, case. C'è un patrimonio immobiliare in vendita che nessuno compra e se ne fa altro, senza un'indicazione precisa produttiva o per, delle, eh, per dei problemi precisi, si fa soltanto un investimento che non so, da questo punto penso che non lo farà più nessuno perché proprio diventa complicato però dobbiamo avere un'idea precisa di quello che vogliamo di questa città e nelle prossime elezioni qualcuno ci deve spiegare cosa si fa in questi quattro anni. Ci può anche spiegare che non è possibile fare niente, basta che venga detto, non si può, non si può soltanto dire che noi siamo i migliori, noi, siamo... Questo... noi abbiamo in Toscana la differenza fra e, e Arezzo e come noi... La differenza fra... Che per cui siamo la Toscana Felix, magari ci ha aiutato un pochino gli americani a Cortona o gli inglesi nel Chianti, perché si era riusciti, col duro lavoro, a creare una, un, 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 una campagna, prodotti, cultura, um, ordinata, che dava pace, che un tipo di vita che... Difficilmente si trova in altre parti del mondo, eh, se a un certo punto però ci si addormenta su questa cosa qui e non si fa altro, non è che questo ci dura in eterno. Cioè, no, io volevo dire che le solite problematiche che abbiamo all'interno di questa città, probabilmente le hanno, le hanno avute anche le altre città che vi della Toscana o, o dell'Umbria che, che sono vicine a noi, però le hanno risolte in maniera diversa. Cioè qui c'è proprio è una città ingessata da tutti i punti di vista, cioè le infrastrutture per assurdo, è vero che sono tra l'altro in fase di costruzione ed ultimazione da, da tantissimi anni, ma Arezzo non è tra le province messe peggio dal punto di vista infrastrutturale, sappiamo quanto sono importanti per lo sviluppo economico. Eh, ma eh, ci sono città che hanno meno infrastrutture rispetto a noi, eh, mi rivolgo, cioè penso alla vicina Siena, che però tutto sommato riescono ad avere meno problematiche rispetto, rispetto alle nostre. Questa città ha un qualcosa in meno che eh, dobbiamo, dobbiamo far venire fuori. I centri direzionali d'Arezzo da sono stati sì, spostati. spostati a quindi anche, <ride> dobbiamo dircelo, c'è anche una mancanza di dirigenza, perché eh. cioè, le scelte eh, di spostare una... Anche la cosa politica regionale a stata sacrificata. C'è una responsabilità politica sicuramente da su, questo su punto questa, di vista. Su questa cosa intervenivo soltanto per un semplice motivo, l'università, l'università vera, non le succursali. Voi pensate, tutti gli anni eh, la, la Regione Toscana insieme all'Associazione di Categoria premiano una, mi pare 10-15, pro, progetti innovativi eh, di giovani di, di nuove aziende. Il 70% normalmente viene dalla scuola Sant'Anna di Pisa, certo. cioè perché chiaramente c'è una, una buona... Una struttura in cui si può apprendere, in cui si può avere. Ho avuto un altro, in un'altra occasione un nostro concittadino ormai famoso, un ingegnere famosissimo, voleva e che sta, sta creando una struttura all'avanguardia e voleva farla in provincia di Arezzo o al massimo o vicino, in Toscana chiaramente eh, rimane poiché parlava di automo automotive la fa a Modena perché immediatamente ingegneri, Università di Bologna Università di Modena trova quella eh, struttura che gli può far funzionare le cose i distretti i vecchi poveri distretti che tutti eh, trattavano male però creavano delle, delle strutture per cui si poteva trovare una serie di servizi. Io non sono, non è che soltanto Arezzo, anche gli altri, poiché sono in Toscana, la costa è, in, in alcune zone è, un, è, un, è una specie di, di deserto perché è successo, è successo veramente dei grossissimi problemi. Però questo non vuol dire che, che da noi non si, non si debba fare, non si deve fare monumenti. Noi abbiamo a... Giù a l'Interporto, eh, volevo dire, passale. abbiamo asfaltato eh, sì. una cosa. Alla ma Due Mari, l'Incompiuta, Arezzo ha sì. una, avrebbe una, un collegamento oltre che storico, ma io penso ancona, pesaro urbino, eh, tutta la, la costa, quindi le Emilia, la Romagna, l'Emilia Romagna, la, le Marche, eh, però per arrivare a ancona ad Arezzo. Ci si mette quasi tre ore, due ore e mezza. Non è area Lebole che sono ormai sì. anni che siamo sempre, che, lì. Siamo sempre sì. lì, cioè con un progetto che non incrementerà, se, se riusciranno a portarlo a termine, non, non incrementerà un, il PIL di questa città. Quindi c'era cioè, dire... assolutamente eh, bisogno di un progetto totalmente diverso. Di il nostro eh, Donati no, ma, no, ha fatto, ha che, fatto che una domanda: eh, no? sì, ha detto prego. che i politici. Ci dove, nella prossima campagna elettorale ci dovrebbero dire che cosa hanno in mente, cosa vogliono fare, eccetera. Mi è venuto a dare una risposta. Ecco perché forse ancora non c'è il sindaco <ride> candidato perché, perché non sanno quello che dicono. No, eh, aspettano all'ultimo Ma le volte lo dicono e vengono parole, <ride> no, no? Perché tutte le campagne elettorali lo dicono cosa tutte vogliono. Tutte le campagne fare, elettorali sono eh, basate esclusivamente su sulle parole che poi no, non, non si ho, concretizzano. Io credo che il titolo l'abbia trovato lui. Eh. Abbiamo trovato Giovanni, il, la città della cultura della decadenza. <ride> 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 Capitale, <ride> <della ride> di Vittoria con buone probabilità di vittoria. Perché chiaramente se voi, intanto eh, ormai siamo qui a fare questo pianto, questo lamento, e No, no, ma io invece anche mi lamento perché io, <ride> eh, vedere e se vai in giro anche per il nostro centro storico... E chiaramente non è che lo abbiamo certamente, abbiamo fatto vero, delle iniziative importanti, ma non è che l'abbiamo abbellito, eh. perché io ieri, l'altro, abbiamo fatto una trasmissione appunto e, e a me e mi è venuto da chiamare campo il Prato, là dove c'era questo, questo luogo diciamo, di, 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 di riposo della gente che chiaramente nel periodo di, della primavera dell'estate. Ecco, è diventato un campo. Io capisco che si, dobbia, si, si deve fare la città del Natale, però allora mettiamoci un tappeto, io ho, ho proposto di mettere un tappeto persiano che almeno <ride> si intona con l'ambiente eh, e quando al momento della, della città di Natale si toglie e poi ci si rimette, perché ora si riseminerà il prato e fra 6-7 mesi, quando, al, al momento in cui quello nasce. Eh, diciamo che si ridistrugge un'altra volta. Quindi, Poi, ecco, e lì è il nostro centro storico, perché io, voi se andate a vedere di 10 di, di turisti, che più di 10 al giorno non ce l'abbiamo purtroppo, ma almeno 7 vanno a fare una giratina lì al prato. E non è certo un bel bigliettino da vista quello. È. Quindi, ecco per dire, no, no, quindi la, la decadenza c'è in tutti Marano, i posti e in tutti molto i luoghi. Questo da tutti i, i punti di vista. E poi voglio, voglio dire un'altra cosa: cioè qui si sta dimenticando quelle che sono le immediate periferie della città, a cui nessuno pensa. Ci sono tantissime <ride> attività economiche che tutti i giorni. Aprono. E noi con la nostra televisione ne eh, pensiamo eh, parecchio. Eh, Scusate, sì, però, guarda, girando la Toscana, non è che dalle altre parti ci sono tolto. quasi qualche... finisce? Tolto qualche provincia, qualche città, è, 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 è molto libero, ma non soltanto la Toscana, l'Italia intera. Perché è il vivere moderno che qualche volta porta a dimenticare cultura e, e bellezza per praticità che qualche volta non è né cultura né bellezza e qualche volta non è neanche pratica alla fine. E, però noi dobbiamo cambiare questo tipo, tipo di approccio. Il che è abbastanza, è abbastanza difficile perché eh, chiaramente è una popolazione non giovane, io a cominciare da me, quando la gente non è tanto giovane è sempre più conservatrice, tolto qualche eccezione di chi è giovane, si cambia da giovane, si, si ha la mentalità per poter cambiare, si ha la forza per poter cambiare. Cominciamo a valorizzare non i giovani in quanto, ma in quanto gente che può investire, può lavorare e può dare una, una, un futuro a questa città, che ha idee nuove. Io non lo posso avere, posso dire tantissime cose, ma le dico sempre con un certo modo di pensare che viene dall'età o dal passato o dalla storia mia, come di tanti come me. Per cui è complicato dire, quando si incomincia spesso e volentieri a dire: Ma quanto sarà bello lì, quanto com'era, andava bene dall'altra parte. È un brutto segno perché vuol dire che si rimpiange il passato e non si pensa al futuro. Anni, questo è assolutamente vero. però cioè, di fatto, scendendo tutti, cioè, con, con la gente per la strada, vivendo quotidianamente e costantemente questa città, le difficoltà delle imprese. Eh, non eh. possiamo neppure dire che questa è una città che, che sta vivendo un momento felice, no? no. È, io stavo pensando ai giovani e giustamente sono pienamente d'accordo con te, ma per esempio anche il polo universitario che è uno strumento importante, mi sembra che il suo sia in grandissima, in grandissima difficoltà. E, cioè tutte le cose che abbiamo buone o cattive, perché poi non, non tutto è, è bello in ogni caso. Eh, stiamo, perdendo, stiamo perdendo tutto cioè, eh, l'aeroporto la, la, c'era da parte dell'Enac un milione e mezzo di, di, di risorse a di disposizione per l'allungamento della pista questa è un'altra questione che ovviamente poi avrà fatto nascere sicuramente anche dei comitati per carità ma mh, Arezzo l'aeroporto di Arezzo è particolarmente importante anche per i protocolli di volo del, 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 dei vigili sì. del fuoco e de, dello stesso Pegaso cioè, quindi quando si pensa alle cose vanno pensate un po' a 360 gradi poi magari eh, se il Pegaso ha bisogno di, 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 di un rifornimento eh, su Arezzo Arezzo ormai non, non, non offre più questo, questo tipo di o l'antincendio, rischia di non offrire più questa cosa, poi ovviamente eh, il territorio ne paga le conseguenze soprattutto la gente esatto. ne paga le conseguenze questo è un problema di, di, legislativo perché eh. se co i comitati non si, non si nascono come funghi, se ogni comitato ogni comune, ogni cosa può bloccare tutto è chiaro che non si va da nessuna parte è chiaro che la Tostata del Sole l'hanno fatta in sei anni e la, e la Due Mari io avevo 18 anni e non 73 avevo 18 anni quando hanno inaugurato il primo, hanno inaugurato il primo pezzo da, dall'Olmo fino al Palazzo del Però, passando davanti a casa mia io sto a Santa Firmina passando davanti a casa mia a 18 anni io non credo che io spero di campare tanto, ma non, la, non riuscirò a campare tanto da, da vedere la finita. Devi andare a, da stare da un'altra parte, se sì. se parte. Forse la. sì. Ci vediamo un attimo tra poco. Ultima parte di Nero su Bianco. Adesso eh, sentiamo l'intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa al Sindaco Chinelli su Arezzo Capitale della Cultura su questa candidatura. In, nella giornata di eh, giovedì c'è stato anche un incontro in fraternità tra la fondazione e con la partecipazione della Camera di Commercio che ha incontrato le categorie economiche per spiegare no, i possibili impatti economici di questa candidatura. E soprattutto se ovviamente Arezzo. Diventasse davvero capitale della cultura. Allora, vediamo il sindaco cosa ci dice, che cosa insomma sta studiando per avere buone possibilità di vittoria. Arezzo si candida capitale della cultura con, quali, con quale spirito? Ma con lo spirito, come sempre, di accettare una sfida importante per la città, importante per i cittadini, importante anche per la cultura, perché se Arezzo riuscirà a giudicarsi questa investitura di capitale italiana della cultura, sono sicuro che darà un contributo alla cultura italiana assolutamente significativo. State già elaborando un progetto, su cosa punterete? Non si dorme di notte perché in realtà si sta lavorando a pieno ritmo. Sappiate che il dossier di autocandidatura deve essere presentato entro il 2 di marzo. Siamo al 15 di gennaio, quindi manca pochissimo tempo e dobbiamo ancora costruire tutto. Abbiamo già messo in piedi tre strutture organizzative, diciamo abbiamo perché parlo al plurale in quanto è la Fondazione Guido d'Arezzo che è il titolare della richiesta, sono stati istituiti, si stanno completando tre comitati, un comitato promotore in cui, di cui fanno parte le figure istituzionali della nostra città a vario livello, a livello culturale, a livello territoriale, diciamo, è il sistema delle istituzioni, vi è poi un comitato organizzatore, al cui interno vi sono imprenditori che hanno l'interesse a far sì che questa crescita culturale di Arezzo avvenga e che questa investitura porti su Arezzo i riflettori, oltre che ai sindaci di, delle, delle città di riferimento delle quattro vallate, perché il nostro progetto, è bene dirlo da subito, non si chiude sulle mura cittadine, ma ha un risvolto anche sulle vallate, in quanto Arezzo gode di questa particolare situazione di essere al centro delle quattro vallate e di avere con queste uno strettissimo legame. E poi il comitato dei, diciamo, di coloro che ci mettono la faccia, e quindi dei sostenitori in senso diciamo, figurativo, che è un insieme di persone di nome, che hanno un nome importante per la cultura e che hanno un legame con Arezzo. Quindi stiamo costituendo queste tre entità. Quale può essere il valore aggiunto di Arezzo rispetto ad altre città candidate, anche toscane? Ma io credo che la specificità di Arezzo sia quella di avere un percorso storico importantissimo che parte dagli etruschi e arriva ieri l'altro. Nell'ambito di questo percorso, quindi parliamo proprio di percorso, ci sono delle eccellenze assolutamente straordinarie a farsi da quella, diciamo, che io ritengo da un punto di vista simbolico più importante di tutte e cioè la nascita in questa città del linguaggio universale della musica dovuto a Guido d'Arezzo quindi Arezzo città della musica ma non solo, Arezzo città di Piero della Francesca non perché è nato qui ma perché qui ha lasciato il suo, la sua testimonianza più importante sulla storia di quella prima parte di rinascimento di cui lui è interprete vi sono poi i, 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 i lavori del Lorenzetti i lavori del Cimabue eh, Antonio da Sangallo che ha fatto la fortuna Fortezza, eh, Santa Maria delle Grazie, diciamo c'è tutta una serie di elementi che costituiscono un tessuto di cui Arezzo è la base. Fiducioso perché il risultato finale? Beh, fiducioso è una parola grossa. Diciamo che ehm, la fortuna aiuta gli audaci. Allora io volevo chiedervi, al di là ovviamente del... perché l'opposizione come sapete no, ha detto il comune si è limitato a riempire tre paginette, comunque diciamo le ha, ha riempite, quindi adesso vedremo come, come andrà a finire, nell'intervista che abbiamo fatto a Barbetti eh, della Fondazione Guido d'Arezzo ci ha detto comunque che se Arezzo eh, risultasse comunque tra le prime dieci sarebbe comunque un grande risultati. risultato. Eh, volevo chiedere, parto da David. Eh, è uno spot eh, oppure veramente eh, secondo te Arezzo ha le possibilità così di competere e, e che cosa può portare mh, oltre a, a tanti soldi? Sì, però in modo serio non modo... ridere perché... Te... No, stavi... io quando ti allora... facevo le domande allora, stavi ridendo. Cercando, ecco. oh, no, cioè, direi che visto che ci sono le elezioni vicine è spontaneo immaginare che sia uno di quegli altri di quegli invenzioni così per, un po', per fare un po' di propaganda ma obiettivamente io nei tempi passati ho visto, ho vissuto altre città che si candidavano come, come per essere la, dichiarati la, la città della cultura di un certo anno con una marea di iniziative riempite di, di, di cartelli, di manifesti, cioè, a me mi sembra che di questa Arezzo città della cultura i primi a non credere siano coloro che dicono di promuoverla, perché ah, oltre che qualche dichiarazione su qualche giornale e alle televisioni locali io non vedo nessun tipo di riscontro, tipo di riscontro. quindi insomma eh, benvenga, speriamo, io mi auguro che Arezzo possa ambire. A, possa anche ambire a questo, a questo obiettivo, ma insomma la vedo proprio. Mi sembra che non ci crede nemmeno chi la propone. Giovanno Battista Ronati la cultura può essere un settore così che potrebbe non dico compensare no, però insomma dare una mano. Allora la cultura dà una mano come tutte le attività umane. La storia che i servizi, il manifatturiero, la cultura, quello. No, ognuno ha una parte in un sistema la cultura chiaramente in toscana eh, sarebbe eh, è quasi impossibile che non dia una mano noi si vive lo dicevo prima il mere in toscani in base ai nostri prodotti al, no al nostro panorama alle nostre colline che sono anche quelle cultura perché l'ha fatta l'uomo e ai nostri tesori che abbiamo e alla nostra storia è chiaro che se la sappiamo sfruttare bene diventa un, un grosso introito, dobbiamo saperla sfruttare bene e non è facile, non è, non è facilissimo. Certamente altre città sono riuscite molto più di noi, a, a, anche perché facilmente noi abbiamo un, un piccolo problema dopo guerra. Da noi è arrivata la ricchezza attraverso il manifatturiero e spesso e volentieri abbiamo circondato la città di una città meno bella di quella di, quella di prima. Qualcuno l'ha fatto, poi pensate a Lucca, Lucca già intorno non è cosa, ma almeno le mura cosa, dividono una parte storicamente bellissima da una parte, diciamo tutto ciò che è venuto nel dopoguerra non è poi... È, è stata la fortuna d'Arezzo perché... La gente si è fatta la casa il sabato e domenica con le bozze, però diciamo non è. Non è... Però la cultura in quanto è, è come l'università, da, da questo punto di vista deve avere un substrato intorno, deve avere l'arte, deve avere una, una serie di persone, una serie di, di conoscenze e lo stesso comune, lo stesso può portare a a un livello non si può né esagerare né andare nell'estremismo moderno e neanche nella festa paesana. Dobbiamo trovare dei sistemi che portino gente. Voi pensate la fiera antiquaria. Dice è cultura. Tutto antiquariato, secondo me, può essere cultura perché chiaramente un amante dell'antiquariato deve essere un amante di un certo stile, di qualcosa. Ma la cultura porta valore non solo quando fa crescere le persone, ma anche quando ti porta gente che spende, che ha un certo... insomma quello che va a acquistare antiquariato alla fiera alla nostra mostra antiquaria di tutti i primi giorni del mese, non ci va perché a comprare il pane, va a comprare qualcosa di superfluo, qualcosa di bello, quindi ha anche potenzialità economiche, perché poi alla fine bisogna farlo i conti anche di questi generi ha potenzialità economiche e può andare e quindi è una persona che ti aiuta a crescere anche a te perché porta in questa città ehm, espositori di un certo livello, porta soldi, porta lavoro, alberghe, però devi essere all'altezza di presentare e di tro eh, trovargli le condizioni a coloro che vengono qui a portare questa... Cosa quasi unica in Italia e bellissima, eh, che possono vivere bene e non... Io leggo nei giornali, ah, qui non si sa che cosa succederà fra sei mesi, quando c'è tutti i rinnovi, eccetera, eccetera. Io spero che... e dice che c'entra la cultura la fiera Antiquaria. Anche questo è un modo di fare cultura, un modo di creare un un ambito per cui la gente ehm, non compra soltanto per consumare, ma compra semplicemente anche perché quella cosa è bella, perché quella ecco cosa... Possiamo dire come è ridotta la scienza di a Rezzo? Esatto. No, perché possiamo cioè, già dire questo non sarà un... come io condivido pienamente quello che dice. Che ha detto Donati, ma uno delle, degli eventi che Arezzo poteva che curata ancora di più andava, sì, era per vestirci eh, molto sono, più risorse valorizzata ma come ce lo vogliamo dire, che, che cos'è oggi la finante quadri? Come è ridotta? Io mi ricordo com'era qualche anno fa. È una fesseria, quella che si dice: sì, ma oggi, oggi non c'è più l'offerta di oggetti d'antiquariato oggi non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, perché oggi vi dirò che con questa crisi, eh, ahimè, molta gente anche che un tempo aveva comprato tanti oggetti di valore, ora è costretta a rivenderli, a quindi non è assolutamente vero che non c'è mercato, che non c'è nell'offerta, c'è cioè sia l'offerta che la domanda, non riusciamo più a intercettarli, qualcosa non funziona. Ma perché mi sembra che eh, interessi poco a tutti? Per quanto mi riguarda ritengo che ovviamente l'iniziativa sia assolutamente meritevole anche se mi sorge il sospetto che poteva essere fatta magari anche prima e non in periodo precedentemente elettorale. È vero, questa è un territorio, questa è una, è una regione particolarmente... Vocata a quella che è la cultura, insomma, in Toscana. Tant'è vero che mi piace, se mi permettete, di ricordare che uno storico francese importante è venuto alla fine dell'Ottocento a visitare anche il nostro territorio, anche la nostra provincia. Ritornando in patria a Parigi ha scritto un libro all'interno del quale dice è incredibile come queste gente, riferite ai nostri contadini, modellino i loro ambienti rurali come se il loro unico intento fosse quello dell'estetica e, e della bellezza, cioè le nostre colline, i cipressi sono, in realtà non sono naturali, è un paesaggio assolutamente artificiale, quindi c'è innata per certi aspetti in Toscana la, la questione della cultura e di un certo tipo di civiltà. È ovvio che eh, per esempio la fiera antiquaria, che è un, un fiore all'occhiello di questa città e che ha eh, bisogno, necessita di essere promossa ancora di più, mi sembra che poco è stato fatto, sono d'accordissimo sulla città di Natale che va ulteriormente valorizzata, ma non sono quattro fine settimana all'anno che risolvono i problemi dei negozi delle, o, delle, o dei ristoranti o dei bar del centro storico. E in ogni caso ricordo, questo è pur vero, bisogna dirlo per onestà intellettuale, che in tutte le città è sempre maggiormente valorizzato il centro storico, ma ripeto abbiamo le periferie delle, della città che semplicemente partendo dall'arredo urbano eh, sono, sono lasciate molto, molto a se stesse, quindi va bene la, la città della cultura e ovviamente auspichiamo che venga chiarezzo quantomeno si arrivi tra, tra le prime città in Italia se non la prima. Ma alla fine, Pietro, una bella trasmissione, cioè belle riflessioni, belle riflessioni. Sì, sono state fatte delle belle riflessioni, e credo che sia importante ricordare che e sperare che ora, visto che, come si è detto, ci sono le elezioni, sperare che effettivamente qualcuno si svegli, qualcuno, perché c'è necessità. C'è necessità veramente perché io eh, sto seguendo un po' quello che si dice nei bar, perché chiaramente. E non in quei bar che ecco, io, ma dove effettivamente si dove dove, dove si svolge <laughs> no, la cultura ad esempio in questi giorni <laughs> ne è stato chiuso qualcuno insomma però no, ma non è un bar. Era, era anche un bar, anche insomma, un bar. Era, era anche bar quindi, oh, quindi, quindi ecco, io dicevo che eh, onestamente credo che quello che si dice appunto è lì si svolge parecchia cultura perché io eh, sento gente che è molto, ma molto. A, diciamo, fanno dei discorsi molto approfonditi, appunto, su quello che vorrebbero da, da, da chi ci governa, da chi andrà a governarci. E quindi, ecco, io spero che effettivamente qualcuno una mattina eh, si svegli e dica: Ma forse sì, è vero, siamo qui nel 2020, e quindi c'è. Non, non deve essere qualcuno che si sveglia, dobbiamo essere tutti noi. Cioè. che tutti insieme si cerca di cambiare Sì, Giovanni attività, però ci vuole sempre qualcuno, qualcuno non arriverà mai. Cioè, se tu a tutti non gli puoi dire di andare a fare il falegname no. c'è chi fa, sa fare il falegname però quindi bisogna... quelli che fanno politica ma quelli bisogna, che fanno politica, bisogna, io li considero le con, con, come esperti. Bisogna creare no, le è. condizioni per cui... Quelli che fanno politica, noi qui dire. Grazie a Andrea Sevini, a Giovanni Falcone, a abbiamo Sevini, a, a, a Falcone. Grazie a voi. E ci rivediamo la prossima settimana.